Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Stamattina sono qui per mostrarvi cosa ho ricevuto in regalo da Cristina Cristi. Per me lei si chiama Cristi. E facciamo parte dello stesso gruppo su Facebook che si chiama PCR, Perlinettrici Compulsive Riunite. E l'altra sera una delle admin del gruppo, cioè Emanuela Diodato, mi ha chiesto il mio indirizzo perché c'era una ragazza che voleva inviarmi qualcosa. Sinceramente, lì per lì sono rimasta un po' basita perché io non sono una di quelle che pubblica a raffica sui gruppi Facebook. Quindi sono un po' rimasta. Comunque le ho dato il mio indirizzo dicendo chissà cosa, chi sarà. E non mi aspettavo che fosse Cristina, anche perché abbiamo chattato durante il pomeriggio e lei mi aveva detto che non aveva avuto tempo di creare in questi giorni, quindi avrebbe aspettato il weekend. Non avevo capito il senso, poi dopo che è arrivato il pacchetto l'ho chiamata in chat per ringraziarla e mi ha detto non avevo avuto il tempo perché oltre a me questo rack l'ha inviato anche all'altra admin del gruppo che è Francesca Piombino e anche lei ha fatto il video ieri. E quindi sono rimasta di stucco, ha fatto 2 mega pacchi, anche quello di Francesca è pienissimo e lo stesso per me. Allora vi faccio vedere subito cosa mi ha inviato. Questa è la sua pagina Facebook, quindi iscrivetevi perché è molto brava. Inoltre anche lei sta per aprire un canale YouTube, ve lo dico in anteprima, quindi segnate. Allora, vi faccio vedere cosa mi ha mandato. Degli orecchini realizzati al chiacchierino. Purtroppo la luce è pessima e quindi non si capisce bene. Comunque sono un color bordeaux con le perline rosa. Queste sono delle Delica rosa. Molto molto belli con la monachella e Cristina ti ringrazio, questi già solo questi valgono un rack praticamente, ma oltre a questi c'è ogni ben di Dio, si parte dall'Alcantara in 4 colori, questo qui è color crema, verde bosco, blu elettrico e nero. In realtà è un po' più smorto questo blu, in camera sembra più acceso. Vabbè. Comunque, grazie Cristina, perché questa è una cosa che non acquisto mai e ne ho sempre bisogno. Poi mi ha inviato del sutace. Questo è bellissimo. Questo è color, faccio vedere proprio il codice, è metallico, argento e vino, wine. Vino argento, come c'è scritto. Io non ho mai acquistato da Beats Perle, quindi cercatelo voi, non saprei proprio come aiutarvi. Ringrazio Cristina per avermelo inviato perché non ce l'avevo in questa colorazione. Questo celeste è molto bello, è un celeste delicato delicato. E poi c'è questo blu elettrico, bellissimo. E questo blu elettrico si abbina perfettamente a delle Rizzo che mi ha inviato. Mi ha inviato le Rizzo blu e verdi nei colori neon che io non uso mai, ma che invece questa volta utilizzerò perché guardate cosa c'è oltre queste. Ci sono delle daghe arancio e rosa, sempre fluo. Questi sono particolarmente graditi perché non le ho mai acquistate, quindi Cristina, grazie ancora una volta. Poi mi ha inviato dei Bicono. Questi qua credo siano quelli di Tinting o qualcosa del genere. Allora, questi sono color porpora, viola scuro, metallico. Questi sono argento e oro. Oddio, non riesco a capire bene neanche io. Comunque sono molto molto belli, li utilizzerò presto. Questi sono oro, bronzo, no, scusate, che mi erano appunto finiti. Quindi presto vedrete qualcosa. E questi sono argento, sempre graditissimi perché io lo uso tantissimo. Quindi Cristina, grazie mille. Poi un paccozzo di gocce. Ce ne sono per tutti i gusti, grandi, piccole, con il foro passante, con il foro in alto. Sono fuori fuoco, non si vedono purtroppo. Eccole. Sono bellissime. Queste in particolare mi piacciono. L'ho aperte ieri pomeriggio. E adesso le faccio vedere anche a voi.
Eccole, guardate che belle. Sono sfaccettate. Sono sempre color porpora. Vedete che belle. Grazie Cristina, mi serviva giusto una bella scorta di goccette. Poi perle. Anche queste sono molto molto belle, un colore molto delicato, è un rosa non antico, un rosa molto chiaro con questi due fiorellini che utilizzerò sicuramente per fare qualcosa al sudace. Di fiorellini ce ne sono anche altri, adesso piano piano ve li faccio vedere. Queste sono delle perle Swarovski, credo, pastel blu. Cioè c'è scritto Swarovski, quindi penso siano, anche perché il pacchetto è intero, quindi bellissime anche queste. Queste giallo pastello, che io non avevo mai acquistato, credo ci farò qualcosa anche al macramè perché ci passa bene il filo. Grazie ancora Cristina. Altre perle, queste sono molto grandi e sono molto belle, in particolare queste qua rosa. Camera non le vedete bene, sono un rosa come quelle altre praticamente, solo che sono più grandi, quindi qui scapperebbe fuori un bel paio di orecchini. Scapperà fuori sicuramente. Poi questi qua sono gli strass, quelli che vanno nel tubolare metallico di questo colore bellissimo, tipo il blu zircon se non sbaglio, della Swarovski. Anche qui ho il tubolare metallico a casa. Poi ci sono questi, che sono della, queste qua è pietra lavica sicuramente, queste qui sono in legno e anche queste le utilizzerò per il macramè perché hanno un bel foro grande. Eccole. Poi due fialette, in una ci sono delle farfalle della Preziosa e nell'altra ci sono queste perline che non so bene il nome, sinceramente non le ho mai prese e mai usate, quindi cercherò poi qualcosina. Poi mi ha mandato queste altre perline che non sono le classiche 80, ma non saprei neanche dirvi cosa sono. Comunque sono molto belle, un colore molto bello di cui ho visto ci sono anche delle Arcos, delle le nuove Kalie, cioè molto molto le lascerò da parte e le userò sicuramente. Altre rocaille. Ops. Queste sono delle 80, questo color oro e questo qua è opal blu. Queste qua sono della Matubo. La Matubo fa delle perline molto molto precise e sono proprio identiche alle colorazioni delle Super Duo. Quindi, Cristina, grazie anche per queste. Un bel paccozzo di minuteria, oppure gancetti che non è che perdo, ne uso tantissimi. Il ciondolo con gli strass, quadrifoglio, le coppette, le targhette, queste qui, eccole. Poi non ho finito, qua ancora ce n'è di il cordino. Questo qua è un cordino verde per fare delle collanine. Oppure magari per rifinire i lavori al sudace, solo che non è che sono così brava col sudace, quindi spero di non rovinarlo. Queste altre perline con il foro sempre bello grande e sono tutte colorate, quindi queste sarà qualcosa per l'estate sicuramente, magari un bel braccialetto. Degli Swarovski, questi qua sono gialli lemon, perché ho anche un Rivoli qui a casa, l'ho acquistato tempo fa. Dei petali, eccoli, sono verdi e sì, vabbè, questi qua già li avete visti sicuramente. Sono molto molto carini, grazie Cristina. Adesso ti faccio una copia degli orecchini visto che me l'hanno chiesta. Questo pacchetto è pieno di farfalline di quelle piccoline, sempre della Preziosa. Credevo fossero delle 80, invece adesso guardandole sono delle farfalline bellissime. Ci farò la spirale Cellini, già ve lo dico. Poi ci sono delle piume, non le tiro fuori perché ho sempre paura che si rovinino le piumette. I fiorellini sempre per decorare magari
qualcosa al sudacio, magari per fare il pendente di Margherita Fusco, che è molto bello con questi fiorellini. Poi catenella, che già ne ho presa anch'io così. Guardate che mucchio di materiale che ho sul tavolo adesso. Questi spilli con la testa di strass, praticamente la testolina, uno strass capri blu. Si vede. Dei cabochon in resina, questi qua sono lilla. Poi, attenzione, queste qui, che sono due pastiglie di quelle in vetro pressato, tutte sfumate, molto belle. Sono marrone, grigio, oro, belle. Poi i cabochon fatti, credo artigianalmente, perché sono uno diverso dall'altro e sono bellissimi, sono quelli di cabochon, credo siano quelli di cabochon mania. Questi sono, danno delle sfumature sul rosso che adesso qua non si notano purtroppo, e quest'altri sono spettacolari, grigio, nero, bianco, argento con le paillette, belli belli belli. E poi, che ve lo dico a fare, tutto questo pacco pieno di rivoli da incastonare, da lavorare, cioè ce ne sono tantissimi. Ieri ne ho aperto, non ho fatto, cioè non sono riuscita neanche a vederli tutti. Insomma, Cristina, mi hai fatto proprio felice, te lo dico proprio così. Ce ne sono di tutti i colori, tutte misure, dimensioni. Guardate le goccette piccoline, piccoline, cioè veramente un mondo è così, cioè mezzo mondo mi ha mandato. Io, Cristina, non so come ringraziarti. Io sicuramente contraccambierò questo regalo, questo rack. E appunto, ancora una volta, grazie. Non dovevi, perché veramente mi hai mandato tantissime cose. Adesso torno all'opera e comincerò subito a fare qualcosina da poter poi mostrare. Ancora una volta, grazie. E ci sentiamo prestissimo con altre novità. Cristina, grazie e buon lavoro. A presto, ciao a tutte.